Chi c'è? È il mostro. Aia. Oh Cristo! State lontani! E poi non si capisce chi ci attacca, chi ci attacca così con sto danno continuo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video gameplay di Trepang. Siamo ancora nella missione in cui dobbiamo prelevare un soggetto, un VIP, e lo dobbiamo portare in salvo, quindi è quello che stiamo per fare. E niente da dire, FPS super divertente, quindi poche chiacchiere. Alla fine è un gioco che si basa su stage, missioni, quindi alla fine bisogna solo uccidere un sacco di gente. Non credo che la componente, che la trama sia molto interessante. Non è successo niente. Tutto a posto. Arrivati, siamo arrivati. C'è giusto un po' di sangue. Appena. Disattivare il lockdown. Come dovremmo fare? Dr. Hall, you have exceeded maximum overtime hours. Please consider taking a break. Dr. Green, you have a visitor. Ok, forse qui è sala server. No? No. Niente, dobbiamo semplicemente andare, superare l'ostacolo, forse a piedi. E invece, lockdown sequence aborted. Perfetto. Non è antiproiettili. È un mostro. Ah, ma ci sono i mostri su sto gioco? Non lo sapevo. Quindi The Fear prende anche la componente horror, non solo dello sparatutto. Ah! Bene. Ah, non muore, prego. Provi ad aprire, a sciogliere questo vetro. Oh, non... È incredibile, l'ha fatto. Ah, infatti un po' devo neanche scappare. Interessante, questi stavano facendo degli esperimenti, no? Quindi questi in teoria sono tutti esseri umani. Come lo siamo noi? Interagisci col drone. Che famo col drone? No, aspetta. No, ok. Quella era un'altra cosa.
Pandora Institute, prove di ricerca anomale, caricamento completato. Messaggio in arrivo, non è mai stata una missione di salvataggio. Ah, non, perfetto, ci hanno mentito. Abbiamo un disertore, le nostre ultime due violazioni di contenimento non erano una coincidenza. I laboratori 13A e 13F sono entrambi adiacenti all'accesso di manutenzione Delta. C'è solo una persona nei registri di accesso più recenti, il dottor Emerson. Dobbiamo tenerlo sotto stretta sorveglianza finché... N. Ed è Emerson, il dottor Emerson, che dovevamo, che dobbiamo salvare. Questa comunque è la nostra missione che ci avevano dato. Un nido? Aia. Oh Cristo! State lontani! Ah già, non si mira sto gioco. Dimenticavo. Con le armi normali. Però... finalmente il Vector serve a qualcosa. Molto utile contro sti nemici. Ah, non finiscono più. Ottimo. È un'orda. Sono un botto. Ma come morto? Cioè, gli ho tirato una granata. Esplosa subito. Quindi praticamente ci siamo suicidati. Alla fine. Rumore. Ah, le sedie per terra, i tavoli, eccetera. Incontriamo. Ma tiri una granata? No, giusto perché. Oh, così. Finite più? Oh, mori? No, quello non è nulla. Ecco degli altri. Oh sì.
finiti però adesso. Sì, ok. Quindi... vediamo un po'. Di lootare qualcosa, ma ormai... no, no, qualcosa si trova, qualcosa si trova. Oia. Ok, praticamente... vabbè, non è che abbiamo subito chissà quali danni, quindi... ci sta... Ho sentito un rumore. Qua forse. Sì. Dov'è? Si sente ma non... ma non si vede. Un fucile a pompa così dentro una cassa. Che ci devo fare? Sono rumori a caso. Perché non c'è nessuno. Vabbè. Ce ne fottiamo. Carica esplosiva. Di qua non si va. Di qua non si apre. Quindi vai. Eu. Ah, ottimo. Che bell'uomo. E fai? Ehi. Ma da dove è uscito quel buco? Non l'avevo visto. Musica, pa... che cosa? Che cosa? Dove cazzo siamo finiti? Stiamo perdendo... ah, ok. Che siamo tipo in un intestino che è acido. Uno stomaco. O è semplicemente la zona che è contaminata? Ha pure più senso. Scivola? Oh, che cazzo. Dove... e poi no... non si capisce chi ci attacca, chi ci attacca così con sto danno continuo. A me sa che ci moriamo perché alla fine ho perso un sacco di tempo. Praticamente non fare niente. No? Ci abbiamo fatto. E ok. Dottore Emerson, a 26 metri. Si è bloccata. È morto. Ma va? È morto? Dai due pizze, vedi se si sveglia però. XCV. Sta meta, sta moneta. Non so che diavolo sia. Distruggere il soggetto. Cioè il tizio alato? Che armeria! Qui abbiamo tutti i fucili. Allora abbiamo il fucile di precisione, la carabina, il fucile d'assalto, il pompa, il vector e la pistola. Non è che sono solo queste le armi però, no? Un po' mi dispiacerebbe. Allora, silenzio l'arma. Meno rinculo ma tempi di ricarica leggermente più lunghi. Rinculo più alto ma tempi di... no, va bene, poco rinculo. Già non mi piace st'arma. Troppo... troppo rinculo, troppo... poca precisa. Va bene così allora. Come stavamo? Non è cambiato niente. Oh, ok, dobbiamo far saltare la struttura allora.
Così prenderò due piccioni con una fava. Non so se troveremo altri nemici umani in questa zona, ma penso di no. Qua? Vabbè, un'altra arma, bel Vector. Ce l'ho. Ho come l'impressione che una volta tolta la barriera arriverà qualcosa. Invece no. Qui sì, però. Quale reattore? Personale infetto nel reattore. Quale reattore? In questi cosi? Ok, sì, qui vi posso spegnere le barriere davanti ai reattori. C'è un'arma, una pistola, capirai. Vabbè, dai, spegniamo sto coso. Ci arrivavo pure io a sta cosa. Ah, ok, come ce li getto però? Li dovrei prendere alle spalle o no? Dai. Afferra un nemico, lo so. Ma è pericoloso non ucciderli. Lancia, vai. Ma così ci muoio però. Va bene, devo fare più attenzione. Devo fare più attenzione. Ma mi spara mentre c'è la cutscene. Ma che gioco meraviglioso è? Oddio, è un po' scomodo in realtà. Quello ormai l'avevamo già fatto, non serviva. Va bene, dai. In realtà non è complicato. Riuscirò a prenderne uno? Forse no! Ehi! Allora, calma. Qua sta andando tutto a fuoco. Dov'era il kit medico? Vabbè, porta. Afferralo! Perché non me l'afferri quando mi dici di afferrarlo? No, ho lanciato contro. Vai, vai così. Cerchiamo una via d'uscita. Me ne vado, dove sono arrivato? Niente, non ci lascia andare, Mister Svolazzo. E noi ce ne andiamo lo stesso. Ma non ci stai inseguendo, però. Ok.
Levati! Dove... di qua. Cassa completamente personalizzare, ma così nel mezzo del... della fuga... Peccato che non si blocca il tempo, anche se cosa vuoi personalizzare, non ce li ho gli oggetti. Gli attachment. E a sto punto... non è che ce ne siano in giro, quindi... via, via. Tanto le esplosioni aspettano a noi. Ah, ah certo. Che fretta c'è? Ah ok, era protetto. Ma non credo che gli facciamo comunque qualcosa, eh. Non credo che dobbiamo ucciderlo. Ma che vuoi? Ah, ma lo fa apposta. E fai mozzi, levati, che schifo! Ah, non serve a niente sparargli. Fagli lo sgambetto? No, lui non funziona. No! Ah no, non sono morto. Questo è culo. E non credo che sia morto neanche lui a sto punto. O a meno che non ci sia più di qualche soggetto con quella forma, perché sarebbe un po' uno spreco, no? Ucciderlo in questa maniera. Ah no? E per cosa allora? Questa Horizon mi ricorda un po' l'Umbrella. Forse non si sono regolati col plagio. Per dire. Ci sarà un attachment qui. Qualcosa, un accessorio da usare per le armi. Cioè, non... no. Chi c'è? È il mostro. Adesso è più bello. Adesso è nettamente più bello. Ma non gli siamo... non gli abbiamo fatto niente. Ha tutta la vita piena. L'uomo falena. Ah. Ah, cosa sono questi? Non gli abbiamo fatto niente con la granata all'uomo falena comunque. Mi sono praticamente fatto male da solo. Non te vedo più. No, mi ha preso. Ma così ci muoio. Ottima mossa, vabbè. Uomo falena. Che tipo, ragazzi. Uomo falena. Ok. Qualcosa gli si fa. Che becca di tutte le granate. Questo monno. Dove è andato? Ecco, no. Eccolo. Quello verde dovrebbe essere il suo punto debole, no? Ma mi sembra pure scontato. Che fa?
attacchi i miei colleghi. Come ti permetti? Come ti permetti? Ottima mossa, cambiare arma con questa pistola per cavolo. Almeno il fucile a pompa. Oh, non si fa. Dove va? Dove sei? Sì, sì. Molto, molto Umbrella. Ma il Vector? Vector che tra l'altro era silenziato, era la mia impressione. Ah, io gli avevo messo solo l'innesto. Vabbè. Era questo? Ah, eccolo. Sì, sì, questo silenziato. Andiamo, eh. Il mio lavoro qui è finito. Fatemi salire, datemi una corda. Niente. Finisce così. Now that you know what we're up against, I have to show you something. Va bene. Authorization clearance updated. Access granted. Expeditionary team. Excavation duties has been cancelled for the day. Please return to your stations. Accesso al silo. Vediamo. E ora? Continuiamo giù. This is a thermonuclear warhead. We can't risk this facility falling into enemy hands. In the event it's overrun by hostiles, you'll have to activate the self-destruct sequence. Ok. Poi. Get some rest. Tutto qui. I've got your next mission in the briefing room. Head over there when you're ready. Posso farla saltare anche se non ci rubano la struttura? No. Peccato. Va bene, ragazzi, abbiamo finito sta missione. Il video termina qui. Abbiamo scoperto che l'Horizon non è altro che l'Umbrella sotto mentite spoglie. Fanno esperimenti, creano mostri per migliorare l'umanità, certo. E quindi niente. Solo che questo ha più, essendo più un FPS old style, come lo era il primo Fear, più che altro. Direi che sì, è un mix tra Fear e un Resident Evil, ma più Fear che Resident Evil. Quindi ci sono diverse missioni da fare e vedremo le prossime volte cosa dovremmo fare, cosa ci assegneranno. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.